Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio di Campagna all'Italiana. Oggi sono qui solo soletto per il momento, intanto che aspetto Giuliano e non chiedetemi dov'è, perché probabilmente già sapete dov'è, come vi ho detto nella scorsa puntata, però non voglio mettere mani sul fuoco, quindi lasciamola con le sue amichette. No, ovviamente si scherza. E Giuliano è un attimo impegnato, un po' con la scuola, un po' con tutto, quindi era via oggi, stava facendo una cosa. E quindi o arriva tra un attimino o proprio non arriva. In teoria dovrebbe arrivare a minuti, quindi se tutto va bene arriva tra poco. Comunque, sono entrato adesso nel server l'ho aperto 10 minuti fa. Ho visto che c'era dentro Fabrizio, ma sono entrato e dopo giusto 2-3 secondi, no, fai 10 secondi è uscito. Era dentro solo, probabilmente si stava annoiando e quindi si è stufato e è uscito. Quindi mi dispiace Fabrizio, prossima volta spero troverai gente in modo da poterti divertire e restare dentro. E intanto sono in partita con AndreMark99, come potete vedere da questa schermata. E se non l'avete visto vi faccio vedere. Eccolo lì. E come potete vedere c'è allora il case lì. Ed era acceso, ve lo garantisco io perché l'ho spento giusto 2-3 minuti fa. C'era il case lì, c'era acceso tra l'altro, c'era un trattore quasi con un rimorchio, ora non mi ricordo quale. Aspettate, vado a vedere dove. Forse l'ha già preso AndreMark, sì, l'avrà preso lui mentre. Perché sta trebbiando lui di là, sta facendo un po' da solo. E ha preso lui il trattore che c'era là perché praticamente l'ho dovuto disincastrare perché era finito in un fiume, in un fossato, diciamo. Ero in partita da solo in quel momento e ho dovuto tirarlo su io, diciamo. E poi c'è sta paglia qui fatta. Orca troia, non ho acceso il rimorchio, l'autocaricante. Comunque, in partita solo ho dovuto fare io, poi non c'è problema. Però anche la paglia qui è un po' tutta raccolta un po' alla cazzo, diciamo. Ok, che l'altra volta l'avevo raccolta alla cazzo anch'io, però mi pare un po'. Ecco, ora sto entrando anche matti, iniziamo finalmente a riempire il server. Oddio, mancano ancora un bel po' di posti, però vabbè. Un aiutante in più non fa mai male. Ok, che l'ho fatto io l'altra volta. Sta cosa qui della paglia raccolta male, però era un episodio un po' così, diciamo, speciale, un po' stupido se così vogliamo dire, per scherzare, quindi c'era un attimo le cose fatte un po' tra virgolette alla cazzo, però poi ho sistemato tutto prima di uscire e ho messo a posto. Ora invece mi trovo qui e queste cose qui se così fatte un po', vedete? Così lì non so come faccio vedere perché per farvi capire, cioè qui non capisco cosa c'era qui prima, qui mais non si capisce, qui un po' di frumento o orzo qualche in giro, un po' di paglia di frumento e un po' di paglia di orzo diverse. Comunque anche qui ho lasciato indietro un po' di roba, non so come mai c'è un casino del genere, me lo sto chiedendo. Spero che sia una cosa, diciamo, momentanea, nel senso che magari è stato il server che è rimasto aperto, non è stato chiuso e il gioco è continuato ad andare avanti, magari, boh, non so. Però, ragazzi, ve lo dico, non si fa così. Chi entra nel server si comporti, si vuole giocare, certo, ci mancherebbe, io lo lascio aperto apposta e ci mancherebbe, vi lascio l'opportunità di giocare, cosa volete di più? Comportatevi bene che tutto va bene. Comunque sia, lasciando da parte questo, non sono arrabbiato, anzi ci mancherebbe.
Allora, rispondo un attimo a Matti. Facciamo colza, dai. Visto che ci manca la colza, facciamo un po' di colza. Infatti, faccio vedere qui nella nostra schermata un po' anche la situazione, ora che ci penso. Frumento, ciao, ne abbiamo 205.220 litri. E orzo 262.247 litri, hai voglia, e la colza quella un po' più scarsetta 17.037. Poi vabbè, non abbiamo mais, e per averlo dovremo andare a seminare con una seminatrice, quindi dovremo comprare una seminatrice anche da mais, che per il momento non abbiamo. Poi patate vendute un po' di tempo fa, ancora all'inizio della serie. Eh sì, sto dicendo, le barbabietole le abbiamo vendute la puntata scorsa o quella prima, mentre le patate ne abbiamo 8.324, però vabbè, delle patate si sa, non ce ne facciamo molto. E poi che vuoi, che altro? Vabbè, poi i girasoli non abbiamo mod che raccolgano e diciamo mietano i girasoli, quindi nulla. Fieno e paglia la stiamo vendendo, e erba le stiamo vendendo, quindi non le mettiamo in magazzino e ci prendiamo i soldi. A proposito di soldi, qui vedete anche la situazione economica perché sono entrato come admin e vedete bene 210.000 euro. Abbiamo ancora un sacco, ma veramente tanta tanta paglia da raccogliere, e quindi anche lì andremo a raccogliere tutto e vendere per farci un po' di soldi. Una volta, scusate, mi è vibrato il telefono, una volta venduta questa paglia, questi soldi, abbiamo già comprato l'autocaricante e probabilmente poi andremo a comprarci una bella Jaguar. Finalmente il tanto atteso sogno si avvera, che una bella Jaguar ci servirebbe e non poco, e magari anche con il pick up per l'erba. Ora chiedo un attimo qui a Matti cosa è successo, che dice che non può seminare, non so perché. Vediamo se mi risponde. Sì, vi ripeto, date qui, è una moda che mi fa lagare molto di più. Allora gli lascio l'autocaricante qui, dai. Ok, prendiamo noi il case che andiamo a fare un attimo una piccola seminatura. Aveva già iniziato. Tranquillo, Matti, ci mancherebbe, ti lascio pure non so se qua ti serva. Ok, poi sembra strano però che Matti laghi solo con le mode, non con ma porca vacca, non ho acceso la seminatrice qui. Ora sto andando, oh, ma cosa sto combinando. Ok, mettiamoci un attimo in posizione, facciamo un po' di manovre. Ok, oggi facciamo un episodio serio, diciamo, perché dopo lo speciale dei 400 iscritti mi ha fatto un po' i pazzerelli, diciamo. E basta, oggi mettiamoci sotto, lavoriamo un pochino perché stiamo facendo un po' fatica. E infatti c'è Matti che probabilmente ha ancora problemi di lag perché lo vedo fermo. A me sembra strano che gli laghi, probabilmente sta usando internet al di fuori del gioco, magari sta scaricando mod o altro. Spazientato. Boh, non capisco cosa abbia scritto ora Matti, però vabbè, non è un problema. Stavo dicendo che magari ha qualche, stavo dicendo appunto che magari ha qualche download attivo fuori dal gioco e magari gli lagga un pochino, perché a me sembra strano perché oggi mi fai 37 36 come ping, come potete vedere qui nel PDA, e quindi probabilmente
probabilmente un problema dato dalla sua condizione, perché per me, per adesso a me sta andando alla grande, quindi incrociamo le dita che vada tutto bene e andiamo avanti così. Allora, intanto qui rispondo a Mattia e faccio un attimo un piccolo taglio in modo da portarsi ancora un pochino avanti e aspettiamo anche l'arrivo di Giuliano. Ci vediamo giusto tra qualche minuto. A dopo. Eccoci qua, siamo tornati. Ora potete finalmente sentire anche Giuliano. Ciao a tutti. Eccolo qui, anche lui è arrivato, finalmente ha salutato le amichette. No, veramente sto scherzando. L'avevo detto che arrivavi tardi perché avevi impegni. Ho detto possibile, magari era con le ragazzine, però magari non è così. Quindi non ho confermato nulla. No, beh, Giuliano ha anche le cose da fare, quindi ragazzi, lasciate stare. No, scherzi a parte, ora è arrivato anche AgriFarmer. No, ora è arrivato anche Giuliano, ora sta entrando E chi fa laggare AgriFarmer. tutti? No, lol. No, Ok. è entrato AgriFarmer, Giuliano, è entrato anche Matti e c'è dentro ancora Andrea Marche 99. Bene. Ho finito di fare quello che stavo facendo, che non ricordo più cos'era. Ah sì, raccogliere un po' di paglia e seminare qui e là. E i Oh, raccogliere la soldi. paglia lo sto facendo io. Lol. Sì, ora, ma prima quel campo l'ho finito io. E Ah, ok. poi, ora, stavo trebbiando con la nostra cara amata Deut, che finalmente ha i giorni contati perché a breve si farà nuove acquisti. Poi, comunque Giuliano, se vuoi, se hai finito con la paglia, al numero 12 mi pare, e vabbè, al 10 c'è Oh, della paglia da raccogliere se hai finito. mi era la paglia, guarda che con questa paglia va a finire come la trebbiatura del mais. Cioè? Ah, vabbè, tanto sto filmando altro. Episodi. LOL. Ecco, infatti anche Matti mi chiede quando compriamo la CX. Compriamo la CX quando Giuliano tirerà fuori i suoi soldi nascosti con ricavati dai big money tedeschi. Questa è la risposta, Della Matti. partner. Sì, della partner. Facciamo così, quando la prenderemo faremo un episodio speciale di questa famosa partner che Abbiamo i stiamo. big money. Sì, big money. 1 euro al mese, Anche dai. se Almeno ci guadagniamo un paghiamo il euro, server. abbiamo i big money. Sì, infatti. LOL. Ci guadagniamo il server, dai. Magari per farmi in 15. Chi l'ha detto? Ti Comunque. guadagno il Note 4. LOL. Sì, dai. Dovremmo fare tra 700 mesi. Forse ce la facciamo. Tra 700 mesi sarò morto, probabilmente. No. Dai. No, dai, siamo. Beh, sai, Avrei solo ho 80 anni. 20 anni. Sai, ho 20 anni. Già sono vecchio di mio, ho mal di schiena. Un po' mi dimentico quello che faccio nelle puntate precedenti. Quindi. Permettimi di preoccuparmi un attimino. Pensa te. Sei già vecchio. Intanto Lol. due o tre colpettini di lag, vabbè, fa niente. È arrivata Tutta la. colpa di AgriFarmer. Ma Lol, non. scherzo, dai. Facciamola. Ho attivato la cosa, Le missioni. Ecco, sì, vado io, eh. Vai Vado tu? io. Vai. Ma prima devi Sì. tagliare comunque. Appunto. Aspetta, prendo il same. Fai una cosa, vai col Samen che ha già attaccato l'autocaricante, davanti tagli e dietro raccogli, così fai tutto in uno, poi vai a vendere, o se no lo porti a casa, fai quello che vuoi. Ok, scrivi che lo faccio io. Aspetta un attimo, allora lo scrivo io. Madonna, sono finito con gli assi dentro nel Ok, fosso. ottimo. Ah, viene. Comunque, ma abbiamo LOL, qualcosa sono per uscito. falciare l'erba? Ora che ci penso. Ehi. Sì, ma sei sicuro? Ma sì, in farm. Da Ma ragazzi, questo qua è ancora ubriaco da un mese fa. quando? Comunque, Tutta colpa dei tedeschi se sono sì, ubriaco. LOL. col vino tedesco. Perché loro hanno l'Oktoberfest? Quello Ah, è con la vero. birra là. Sì. A proposito di LOL. ottobre, siamo a. Oggi, momento di registrazione, è il 17 di ottobre. In teoria dovrebbe essere uscita la demo di Farming 15, però sono le 7 e non è ancora uscita. Voi sicuramente questo Bel episodio troll.
Sì, infatti. Voi questo video lo vedrete sicuramente tra 2 settimane, anzi forse sarà già anche uscito Farming 15, no, beh, no, addirittura no, però saremo agli sgoccioli. E comunque, ecco, ho lasciato indietro un pezzo, però lasciamo lì. E ci saranno, in teoria doveva uscire la demo di Farming 15, ma non è uscita, quindi al posto che portarvi un video sulla demo, vi portiamo questa puntata della serie che non fa mai male. Poi al posto della demo però è uscito un nuovo trailer e adesso Giuliano, che è stato molto attento, che prima non si ricordava nemmeno di cosa parlava il trailer, vi spiegherà quello Ecco. che ha visto dal trailer e che cosa Allora, ci ha vuoi che potuto inizi capire. spiegando Vai, vai, inizi, vai, quando e dove l'ho guardato o proprio l'essenza del trailer? vai. No, beh, dai, glielo dico io. L'ha guardato quando ero in mezzo alle due ragazze. E No! loro hanno detto: "Oh, ma Giuliano, ma ci caghi o no?" E lui ha detto: Sì, non preoccuparti, prima farming, Guardatelo, poi voi." Matti! Ciao, Matti! Cosa ha fatto? Si è impiantato dentro un albero. Oddio. Dai, dagli una spintarella. Oh, io sono pieno, Adesso gli vado addosso. boom. Sì, Vediamo se arriva qualcuno in proprio boom. aiuto. Comunque, Giuliano, dai, fai un po' il professore e spiegaci quello che hai capito da farming. Sempre se hai capito perché eri impegnato con le Allora. donzelle. Vai. Infatti ero molto distratto. Comunque, nel trailer, Sì. nel quarto trailer, erano presenti le imballatrici New Holland con i rispettivi trattori sempre New Holland, Sì. e la Round Baler e poi quella, cioè Balle Tonde e Balle Quarre. E si è visto un particle del fumo molto carino e anche le balle, cioè proprio le balle in sé, sono molto molto migliorate in confronto ai blocchi di polistirolo che ci ritroviamo nel 13. Ragazzi, Giuliano è stato proprio attento. Questa volta non era impegnato. Mi hanno aiutato Ah, le due che c'avevo vicino, LOL. ora si spiega tutto. Sì, e poi? Comunque, poi si è visto il carro miscelatore e che appunto ha scaricato nella mangiatoia. Un po', diciamo, anche lì il particle dello scarico un po' che sembra che è stato, sì, insomma. Poi dopo si è visto il caricatore frontale della Liber. Sì, è vero. Bello, carino, dai. Ma sì, dai. Altro, ah beh sì, abbiamo visto le serre che sono nettamente migliorate, come dettagli e altro. Ci saranno le pale eoliche e i pannelli solari, si sono visti. Sì, che c'erano già anche nel 13, niente Sì. di che, però vabbè, c'era. No, perché ho visto tanti che chiedevano, ma nel 13 ci saranno Nel 15. le pale eoliche, così le serre, sì, ci saranno, confermato. Buono. E dopo, aspetta, ah sì, l'unica pecca, perché in ogni trailer che ho visto c'è una pecca, l'Arcusin, quello il caricatore per le balle quarre, che L'autostack. Ah, sì, insomma, ho già capito cosa vuoi dire. Vai, vai. cioè, non è assolutamente rimodellato, è quello del 13, i dettagli sono uguali a quelli del 13, poi dopo, per rispettare tra virgolette la velocità dei lavori di farming, perché se farming fosse veramente come la realtà, cioè sarebbe una cosa troppo pallosa, hanno dovuto fare questo caricamento troppo veloce, cioè proprio scatti, è una Sì. cosa. Poi non so se hai fatto caso, a un certo punto la balla non è che sparisce, ma di colpo finisce giù dal nastro, nel senso giù dal caricante, finisce subito in carro, diciamo. Non so Sì. se hai capito cosa O intendo. dov'è la missione? Segna segna, sì. Segui il segno verde. È vicino a. Dove Ah, ok. cazzo è? È in alto. C'è sopra uno. Ah, infatti, è vicino al campo 15, no? Bravo, Matti. Lo sto per dire io. Ma come fa a vendere la paglia se hai tu l'autocaricante?
No, guarda che non la raccolgo mica l'erba, oh. Perché? La Perché dovevo vendiamo, andare sennò al i big vigile a money. scaricare la paglia, dopo la missione si annullava. Ah. Ah beh, allora hai fatto bene, dai. E spero di riuscire ad arrivare là. Perché manca. Ah, è vero, dopo un po' mi sa che si. Comunque, Guarda che ragazzi. se ho fatto tutto questo per niente. No, dai. Ammazzo Accelera. Miro Z. No! Nel fosso! Oh, dai, che mi scade la missione. Mannaggia le tedesche. Dai, no, dai, non ci credo. Cosa? Ho finito dal fosso. Ah. Oh! No! No! Dai, di... Oddio, Devo scusate, censura, censurare. Miro Z. No, che palle, devo ricordarmi tutto e cercare il punto per mettere il beep. Porca tua. Un altro. Un altro. Censurerò anche questa cosa. O No. forse no. No, dai, vaffanculo. Sì. Cazzo, Oh! è successo qualcosa. Ogni un altro. No, dai, basta perché altrimenti qua ci fanno chiudere il canale. Non abbiamo già abbastanza problemi. No, non è vero. Lol. Siamo puliti come Fabrizio Corona. Soprattutto Giuliano con le Bella tedesche. questa proprio. Comunque. Che bastardo. Che bastardo. No, dai. Censura, censura, cazzo. Sì, dai. Un Comunque, altro ragazzi, mi è scappato. non so che Si è messi male. giorni. Non so che giorni saranno quelli in cui vedete questo video. Probabilmente, magari uscirà. Sarà già uscita anche la demo di Farming 15. Magari no. Eh sì, ma dai. Magari saremo a scadenza dell'uscita di Farming. Comunque, noi vi diremo che vedrete un video alla velocità della luce, nel senso che appena uscirà la demo o appena uscirà la versione, uscirà il gioco di Farming 15, giusto, diciamo il prima possibile, noi vi buttiamo su un video anche così alla caccia, giusto per farvi vedere il gameplay, il motore grafico, i dettagli, il menu, lo shop, gli attrezzi e tutto quanto. Vero, Giuliano? Sì, è Sì, verissimo. faremo E insomma, le l'idea è quella di fare un let's play della demo e anche del gioco corse. Sì, dopo. faremo magari due o tre Let's play, episodi. se non sapete cosa vuol dire. Andate a Sì, vedere sul se non sapete cosa vuol dizionario. dire let's play, LOL, non No, esiste. scherzo. Comunque, sarebbe una serie di video che in cui fai vedere spoiler tutto il gioco. E appunto devi chiamarlo Let's Play, sennò dopo si lamentano tutti. Esatto. Bravo Giuliano. Vedete che oltre ad andare con le ragazze sa anche cosa vuol dire let's play. Bravo Giuliano. Lol. È perché io Let's Play con le ragazze. Eccola là, eccola là. Ci mancava questa. Comunque, Censura. no, non ci sono un cazzo di questa cosa. Censuro solo cazzo. Ok, bravo. Bravo cazzo. Non so cazzo. Vabbè. Oddio, ma qui da aspettare ti spiego fino alla prossima stagione Ci sbattono della fuori da serie. YouTube qua. Vabbè. Comunque, Oh, ma guarda Giuliano. Mira Zed Sì? a falciare, ci impiego fino alla prossima stagione della serie. Sì? Su Dici? Farming Simulator 2015. Ah, Sì, ok. guarda. Ma hai iniziato la missione? Sì, manca 42 secondi, io non ho ancora finito un cazzo. Ma veramente? Eh sì. Addio big money. Dai! Vabbè. Comunque, Accelera! l'idea è quella da che aveva detto prima Giuliano, let's play qualche episodio, farvi vedere com'è il gioco e stop. Let's play by Miro Z. Suona bene. Sì, ve lo farà Giuliano, però sarà by Mirosed. No, non è Ok. vero. Sfruttamento Comunque proprio di intanto quelli ti faccio un atomici. applauso, vedo che anche stavolta ti sei distratto e vedo che anche stavolta non hai portato a termine la missione. Bravo, bravo. Missione fallita. Madonna. Hai impiegato troppo Io. tempo a falciare il campo. La prossima volta andrà meglio. Dillo Giuliano, Allora, adesso non devono partire parolaccine. Allora,
Io sono venuto. Sono venuto dal campo 30 con un'autocaricante ai 10 km all'ora. Ho staccato l'autocaricante, ho staccato la zavorra, ho staccato la falciatrice, ho fatto un viaggio, ho aperto la falciatrice, sono finito in un fosso. Cioè, non so. E adesso fallisco la missione? Non è giusto. Giuliano? Ma vieni a vedere che campo c'era? No, dai, ma come si fa in 2 minuti? Giuliano? È la vita. Che tu non devi confondere con la fi... scusa, mi ha avuto un attimo di... È un'altra censura, ma allora proprio vuoi. Cioè, ti divertirai a forza di fare Sì, bip infatti lo farò montare a te questo episodio perché non c'ho voglia. bip. No, Sì. non è vero, mi tocca Ma io fare non so tutto, neanche ne come devo metterli, sempre. bip. L'arte del Faccio montare. dei tagli, lol. LOL. Comunque, intanto qua sto facendo la gara con Andre Mark. Wow, i volli con la trebbia. Allora, abbiamo Guarda che bisogno. se perdi contro Andre Mark, non ti perdono. Io sono con la trebbia comunque, lui è col Deus. Però lui è pieno, non ha Gnè. dazza. Io ho fallito la missione e te devi fallire la gara. E intanto sono in testa. Sono davanti. Olle. Attenzione. Miroset è sul traguardo. Solo la curva a sinistra. E Miroset Questo è vince la Deus partita, la gara. Doif This is contro un Deus. Doif. HTS 6095. Vabbè, dai, ora metto la Oh, nostra trebbietta a riposare. ma hai sentito che bella pronuncia? Cosa? Doif. Doiz? Juan Secondo te Doiz? chi mi ha insegnato? Io? Tedesk. Dai, che lo con... Di dischi. Vabbè, Oh. comunque io direi di salutare Oh, qui. vieni! Sì? Vieni vicino al campo 17 a vedere in che bella posizione per la Morivo. screen di fine video mi sono messo. Morivo. Morivo e comunque dobbiamo chiudere la svelta perché ora che guardo l'ora abbiamo fatto un casino di tempo di registrazione e dopo mi ci mette un altro casino per montare, per caricare su YouTube. E poi devo anche censurarlo, quindi fai un po' te. E dopo, che altro? Devo andare Tutta colpa all'allenamento tua. e sono in ritardo, come ti avevo detto. E basta. Faccio la. Dove cazzo è il 17? Eccola. Facciamo i saluti e poi facciamo la screen finale, dai. Va bene? Dove sei? Ah, eccoti. Va buono. Salutiamo? Ecco, Ma questa è la sì, dai. nostra screen finale con il nostro povero Sam, ecco, Con io sopra il abbandonato. trattore. Lol. Va buono. E io direi che per questo episodio è tutto. Anche in questo episodio, da quando è entrato Giuliano, è entrata l'allegria e la stupidità, diciamo, tra Addirittura, virgolette. lol. Soprattutto la stupidità. No, scherzo. Scusa. Un caro saluto e un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao da me e da Giuliano. E ciao da Giuliano, lol. E ciao da Giuliano, sì, non lo faccio neanche più salutare perché ormai pensa te che sfruttamento, non mi fa neanche salutare, mi paga di meno. sfrutta. Sì, infatti, dopo quello che ho fatto la scorsa puntata qui. Ora hai rotto Campagna anche il contro. Summit, io ho fatto pagare anche il Summit, giusto? Bravo, hai fatto bene a dirmelo. Vi salutano Aspetta, che Matti, accendiamo le luci. AgriFarmer, Andre Mark, io e Giuliano. Ciao, lol. Che cazzo di saluto è? Vabbè, dai, vi salutiamo tutti e al prossimo episodio. Ciao ciao!